Siete pronti? Io spero che siete pronti perché qui si scrive ancora una volta la storia di Ronaldo Junior. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, qua è Omega. Benvenuti in questo nuovo video a bomba e schiere da parte di Ronaldo Junior. Belli carichi, io spero di sì, perché sapete già cosa sta succedendo, vero? Quando vedete questa faccia, voi sapete già che sta per succedere. Ragazzi, nello scorso video Ronaldo Junior ha avuto una lite con Sfera Ebbasta, perché Jasmine, la nostra ragazza, quindi penso che arrivati a questo punto della nostra vita, stiamo cercando di capire perché le ragazze non fanno per noi. Quindi ragazze per Ronaldo Junior non vanno bene. Quindi ragazze, state guardando questo video, Ronaldo Junior ora è scapolo, ma ragazze non ne vuole più. Per cui ci prenderemo la nostra vendetta su Sfera Ebbasta in stile Ronaldo Junior, come solo lui sa fare, sapete già come. Quindi sarà un bel video infuocato, caldo, molto molto bello da vedere. E soprattutto, siccome tanti di voi mi avete chiesto: Omega, Ronaldo Junior non deve finire qui le pazzie. Ragazzi, io vi ho accontentato, quindi ne vedrete anche delle belle sia in questo video che nel prossimo. Per cui mi raccomando, spoilerciatelo, iscrivetevi al canale così non ne perdete manco di uno. E vi ricordo che in descrizione trovate il mio Instagram, se a fine video volete essere salutati. Quindi vi basta cercare chiocciola Real Anthony. Mi raccomando, passate dalla descrizione, se no faccio venire un altro cino a casa vostra e fa bruciare anche casa vostra. Bene, mi piace. Il nostro video di oggi parte qui a casa di Ronaldo Junior, dove ben sapete già che questa casa, sapete già, non è nostra, cioè è nostra, ma l'abbiamo presa con i soldi di papà. Come detto, nello scorso episodio ho beccato Sfera e Jasmine che mannaggia, lo voglio dire ragazzi, che stavano facendo i fatti loro. E io sono arrivato e li ho sgamati, colti sul fatto. Sono arrivato qui, avevo iniziato a spaccare la Lamborghini di Sfera. Poi Sfera mi ha buttato a terra ed è scappato, dicendoci che ci denuncerà e quindi avremo notizie del suo avvocato. Ok ragazzi, ho chiamato subito papà. Ed ecco qui papà che è arrivato, che ha detto che mi vuole parlare e sembra incazzato. Ora è da capire perché la mamma e il papà sono incazzati. Papà sta dicendo che non mi dovevo mettere in questa situazione e innanzitutto non dovevo comprare la casa. Ecco, adesso ragazzi, il problema non è Sfera, adesso è la casa. Cioè i problemi escono problemi che non c'entrano con la situazione. Ora vediamo che dice la mamma. La mamma sembra preoccupata, il papà sembra incazzato. Bene, già papà ha i suoi problemi con il problema dello stupro. Come sapete che la Nike, lei a Sports, gli ha congiato il contratto perché c'è quel problema a Las Vegas. Come vedete, nella famiglia Ronaldo ci sono dei problemi che non sempre i soldi riescono a risolvere, ragazzi. Quindi a volte i soldi non servono per questo tipo di cose. Per cui adesso le cose vanno risolte, vero Ronaldo Junior? Schere? Schere? No? Sì? Eschere? Eschere sì. Ragazzi, vorrei attirare un attimo la vostra attenzione su quello che sta dicendo Ronaldo, perché la situazione adesso è grave. Già Ronaldo è sotto inchiesta di suo. Adesso Sfera Ebbasta può denunciare Ronaldo Junior, perché può farlo tecnicamente. Bisogna solo avere lo sbatti di portare avanti una cosa del genere. E Ronaldo sta dicendo a noi ragazzi, a Ronaldo Junior appunto, che non dovevamo metterci in questa situazione, perché già del sotto inchiesta noi andremo a finire addirittura in un carcere minorile. Cosa? Ma stai scherzando? Papà, stai scherzando? Stai scherzando io in un carcere minorile? Ma non se ne parla proprio. No, 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 no ragazzi, questa cosa va risolta. E anche a modo nostro, perché se aspettiamo di andare in un tribunale potremmo pagare gli avvocati, ma ragazzi, le cose qui vanno risolte come vuole e come dice Ronaldo Junior. Nel senso ragazzi, siccome papà mi ha detto di star fermo, non fare nulla, se Ronaldo Junior non fa nulla, e che si chiama Cristiano Ronaldo? Che sto pipone come a te, Alespica, Alespica, Alespica. Oddio, ok, scusate mamma e papà, a volte mi viene lo schizzo. Mamma sei ancora incazzata ancora di più, scusa mamma. Ok, papà, tu pensi seriamente che Ronaldo Junior starà fermo senza combinare danni dopo che Sfera ci ha picchiato? Ha picchiato un bambino tra l'altro, ci ha minacciato e ci ha anche detto che ci vedremo in tribunale. Sicuramente ragazzi, Ronaldo Junior finirà in tribunale dopo quello che sta per fare in questo video. Ma Ronaldo Junior è sempre Ronaldo Junior. Eschere, ora si va, ciao belli, ora vado a risolvere io la situazione. Altro che avvocato, tribunale, giudice di pace, giudice di guerra.
Qui ci vuole Ronaldo Junior di sovrasputazione. Schere, qua spacca tutto. Sì, è tornato il vecchio Ronaldo Junior. Schere, però piano, se adesso muori prima di arrivare dove stiamo andando. Allora, io ci terrei un attimo a capire dove stiamo andando. Sono le 15:20 e 21. E dove ci... Ha preso la Lamborghini e è schizzato via. Ok, ma abbiamo un piano? Prima di tutto chiama Albert, ragazzi, che queste cose le famo sempre con Albert, il nostro migliore amico. Andiamo subito a prendere da... Sicuramente sta al parco giochi. Voliamo subito al parco giochi, raga. Eschere, bella fratello, Eschere, che dici? Siamo belli carichi? Siamo pronti? Ok, ragazzi, direi che ci siamo. Io e Albert siamo nella macchina, quindi a questo punto non ci resta altro che trovare Sfera, chissà dove, da qualche parte. E che intenzione abbiamo? Sapete già che la Lamborghini ti ha sicuramente... faremo fare brutta fine. Che sì, vai Ronaldo Junior, wow, hai fatto la contromanata più bella della storia, non lo farei mai più. Che sicuramente ti è stata data la lettera Lamborghini stessa, perché si sa che sono amici. In ogni caso, questa volta sarà diverso. Perché sarà diverso? Magari cammini che è verde. Vabbè, sì, era verde e io passo, scusate. Quindi questa volta sarà un pochino diverso, perché poi la rovineremo, ragazzi, e poi la bruceremo sotto i suoi occhi. Non so in che modo, ma ci riusciremo, quindi tranquilli. Ora dobbiamo solo vedere come ce la dobbiamo gestire la situazione. Più di tutto dobbiamo trovarla. E io penso, ragazzi, nei commenti potete fare e iniziare a favorire nuove pazzie di Ronaldo Junior, o anche vecchie che volete rivedere, su altri personaggi. Quindi favorite pure mentre io penso. 5 ore o 4 che stiamo cercando di girare per trovare quel dannato Sfera Ebbasta qualche parte, ma ragazzi, si è fatta addirittura notte, non ho la minima idea di dove possa essere, maledizione. Non ho la minima idea di dove possa essere. Aspetta, no! Aspetta, se 21:30 e oggi è sabato. Ma certo, ragazzi, perché non ci ho pensato prima? Può essere solo in un posto alle 9:30 di sera. E il posto è questo. Ricordate cosa c'è qui? Manca l'iconcina sicuramente per le troppe mod che ho installate. Però ricordate che c'è in quel punto? Dai che ci arrivate. È l'unico posto dove può essere a quest'ora di sabato sera. È l'unico. Ok, ragazzi, se conosco i gusti degli uomini e penso di conoscerli, e se conosco i gusti dei trapper che fanno davvero cagare, l'unico posto dove può essere Sfera Ebbasta è qui, ragazzi, lo strip club al Vanilla Unicorn. Beh, deve essere l'unico posto. Infatti, ragazzi, guardate che auto c'è qui. Non è targata Sfera Ebbasta, però me la ricordo come scordarmela, che l'ho addirittura ammarcata. È la sua Lamborghini. La riconoscete? Abbiamo tentato di romperla nello scorso episodio. Abbiamo fatto tombola, fratello. Fratello, batti 5, abbiamo fatto tombola. Oddio, che sta facendo? Due passi di danza. T'ammazzo se ti sei scordato la tarica di benzina. E usiamo la solita battuta, ragazzi, ok? Bella fratello, mio padre ti paga lo stipendio, Sghere? Sghere, bella. Ok, dovrebbe essere dentro quel pagliaccio da qualche parte, dobbiamo solo tirarlo fuori. Chiudi Ronaldo Junior, ancora entrano i barboni, bravo. Io direi di iniziare già a cospargere, sì, ce l'abbiamo, Albert, meno male che l'ha portata, già a cospargere la Lamborghini di Sfera con la benzina, in modo tale che poi, ragazzi, prenderà subito fuoco. E Sghere, rapido, rapido, veloce, veloce, così questa sarà l'ultima auto, perché... già ne avevamo bruciata una, perché Fedez aveva un problema con lui. Ronaldo Junior, secondo me, deve fare il criminale da grande. Los Santos gli ha dato troppo alla testa. Il nostro piano dobbiamo essere veloci, perché come gli facciamo un colpo segreto? Sera ce l'avrà a morte con noi, ci riconoscerà. No, adesso è il momento, colpo segreto. Oddio, ma l'ha preso malissimo. L'ha preso malissimo, tieni, infame. Oddio, ora sarà in cazzo, tieni. Ok, ragazzi, sta per avere inizio il nostro piano. Ronaldo Junior, corri. Che cazzo fa? Ma scemo, sta camminando. Corri. Ragazzi, non mi correrò. Ah, ok, si è spaggato. Ok, ragazzi, ha inizio il nostro piano. L'abbiamo tirato fuori adesso. 1, 2, 3, colpo segreto. Tiè, l'hai sbancato alla grande. Dai, Ronaldo Junior, dobbiamo fare tutto in pochi minuti. Dai, Albert, occupati di lui. Ora ci penso io alla sua macchina schifosa. Vai, vai. Ah, sta scappando. Dove vai? Sta scappando. Tieni. Oddio, mi ha preso fuoco. What the fuck? Ha preso fuoco da sola. Oddio. Ragazzi, vi giuro, non ho fatto niente. Non era programmata sta cosa. Dagli fuoco, sei con tu. Vai. Dagli fuoco, così sicuro che schiatta e esplosa. Oddio, via. Ragazzi, non ho idea di cosa sia successo. Però gli abbiamo fatto saltare la macchina. Ecco perché stava scappando. Oh, mamma, non era nei piani. Ok, ragazzi, sinceramente ancora da capire il perché ha preso fuoco da sola. Noi avevamo soltanto sparso la benzina sul parabrezza quella, insomma, giusto per non dare nell'occhio, cioè giusto per non perdere tempo, ma ha preso da solo fuoco da sola.
Cioè non ha molto senso come... Oddio il barbone, abbiamo messo sotto un barbone. Cioè non era programmato, ragazzi, avete visto? Ha preso fuoco da sola. Io non ho tirato nessun moto. Come ho messo in moto, ha preso fuoco. O ci sarà stata una sigaretta, qualcuno avrà buttato, non ho idea. Comunque in ogni moto abbiamo 2 stelle. Dobbiamo solamente aspettare che la polizia se ne vada. Incredibile ma vero, ragazzi, forse voi non ci crederete. Siamo tornati sul luogo del misfatto. La Lamborghini bruciava fino a qualche secondo fa. Penso che adesso sia totalmente carbonizzata. Ok ragazzi, come possiamo anche notare, la Lamborghini era bella bianca, diventata nera come un carbone, insomma, è carbonizzata e si è totalmente distrutta. Quindi come potete ben vedere, la missione è riuscita. Direi che Sfera adesso ci farà veramente causa. Immagino che a questo punto non ci resta altro che tornare a casa, vero Alberto? Oppure entriamo in uno strip club? No, abbiamo fatto troppo casino, non possiamo andare in uno strip club. In ogni caso, raga, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, a bomba un bellissimo mi piace per questo video dove Ronaldo Junior è tornato, ragazzi. Se è tornato Ronaldo Junior, preparatevi che nei prossimi video arriveranno altre pazzie. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellozza delle notifiche così non vi perdete nessun video, mi raccomando. E spero che Ronaldo Junior vi abbia fatto divertire oggi, vi abbia intrattenuto abbastanza. Vero Ronaldo Junior, sei stato bravo, per me è stato bravo, ragazzi. Come promesso, saluto gli ultimi di voi su Instagram. Saluto Andrea Esposito 07, Marco Raiola 10, Samuel Jupix Finisher 08 e Samuele Mangano. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi, che ho salutato qui su Instagram con Ronaldo Junior. Se anche voi avete la possibilità, facile, venite su Instagram come fa Ronaldo Junior, basta che cercate @RealAnthony, mettete mi piace, seguite quello che volete, insomma, così avete la possibilità di essere salutati. Quindi direi che è abbastanza facile, ragazzi, da fare, e ci mettete 2 secondi, quindi fatelo, mi raccomando. A questo punto direi che la nostra missione è andata più che bene, ragazzi, siamo vendicati, perché nessuno si deve fare la ragazza di Ronaldo Junior. Quindi ragazzi, che vi sia di lezione. Per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione. Ora non c'è altro che tornare a casa alle 10 di sera, mo ci faccio una varietà FIFA io Albert. Io vi ringrazio anche oggi per essere stati con me, ragazzi, e per aver visto il video. Grazie a tutti, noi ci becchiamo al video di domani. E schere, chi più ne ha più ne metta per Ronaldo Junior. Ciao!